chi è? Ma tu sei quella che ha preso il posto a Brand New Top? Ma chi è che prende Milano? È mia! Ah! Le pizze in faccia prendo a Milano. Oi Michele, guarda, io Panzirotti lo conosco perché ci sono uscita, guarda, mi scrive sempre, un incubo. Lui di base è un mediocre, è uno che si atteggia genio, ma è il classico hipster raccomandato che si vuole sentire adulato. Quindi, inglesismi senza senso e vai col tango. Ah, la cosa più importante, per quanto riguarda i contratti... Che? Per quanto riguarda che? I contraccettivi, che stavi a di? Posso? Ma Giulia è uscita con questo? Ma sembra Moni Ovadia dopo le feste. Ma oggi hanno aperto le gabbie. Namaste. Oddio, che sta di? Tipo Gabbani? Tipo buonasera a lei. Ma che mi dai del lei? Beh sì, sa, la prima volta. Fai che... bene. Tu devi essere Michela, giusto? Sì. Finally ci conosciamo di persona. Quant'è? Sarà un mese che chattiamo, che ci sentiamo. Ma c'è un hype pazzesco qui. Hype? Ma che sta di questo? Ma chi ti conosce? Sì, infatti io l'hype ce l'ho sempre nella borsa. Mi piace questo essere così spontanea. Senti, ma ci vogliamo dare del tu? Molto meno. Tu sei di Roma, giusto? Ah, beh, è un posto top. Ma dimmi un po', come si sta giù, a parte qualche pantegana? Uè, ma l'hai fatto tutti gli esamini? Non è che mi porti il colera a Milano, no? Uè, ma sto scherzando! I'm joking! Io avevo anche un bisnonno delle parti tue, Catanzaro, mi pare. Io vi amo a voi, tutti belli abbronzatini. Oddio, San Michele Arcangelo, vienimi a trafiggere con la tua spada di fuoco adesso. Senti, ma che ci fai qui a Brand New Top, oltre a chiedere l'elemosina? Ma infatti è quello che mi chiedo pure io. Beh, devo dire che comunque, insomma, Brand New Top è... Brand New Top! È il giornale online più cool del momento. Io sono molto ammirata dai tuoi articoli. Soprattutto, ecco, quello cosa significa essere giovani nel 2019 e sentirsi comunque grassi e fuori luogo. Beh, è un concetto in cui ti rispecchi molto, yes? Magari mori. Sì, sì. Senti, invece l'hai letto quello non solo Ibiza, la vita dei buttafuori, un inferno anche a Rocca Priora. Quella mi deve essere sfuggita. Anche se il mio favorite rimane sempre solo quell'intervista strappata a Federico Ruffo di Report. Quella era un manager, adesso scolpisco scoiattoli di legno nei cottage. Ammazza, Andrò Montanelli, scansate. Beh, cos'è? Lo senti anche tu? Che? Ma tu non... Oh, io sento solo good vibes qui. Senti, io ho deciso, io e te siamo amici. E io gli amici li aiuto, sì. Dai, come on, ti assumo. Ma veramente? Quindi mi fa un contratto? Mi fa un contratto? Ti ho appena detto che siamo amici. Scusa, che tra amici si fanno i contratti? Ma che ti conosci? Ma sto scherzando, levati quella faccia. Non siamo mica a Roma qui, eh. Senti, avrei bisogno di 10 pezzi al mese. Farei un forfè di 15 euro lordo a pezzo, ovviamente i diritti sono miei. Oh, puoi lavorare da dove vuoi, eh? Certo, magari se volessi stare qui, che so, dalle 9 alle 20, sarebbe bello. Noi siamo come una family, no? Pranziamo insieme, ceniamo insieme. Sai che con quella faccetta ti farei iniziare dalle recensioni, eh? Che ne dici? Concerti? Belli i concerti, ma c'è le recensioni gratis. Io ti mando a concerto di Sfera e basta, eh? Di Elettra Lamborghini, che vuoi pure essere pagata te? Cioè, la gente paga per andarci, eh? Ti piace Elettra? Quella di Pem Pem, beh, mi sembra una grande opportunità, io... Wow, non so come ringraziarla, però per quanto riguarda i contratti... Me l'aveva detto Giulia che sei un laido sfruttatore infame. Cosa? Chi? Giulia chi? Giulia Montarini. Ma che sta Dio? Ma perché sta a parlare così? Ma neri de Milano? Che de Milano, so de Garbadella. Qua mi tocca parlare così, se no me danno i sordi manco pagher te igienica. Ma dimmi un po', conosci Giulia? Ma certo, la migliore amica mia. Ma che io ho fatto? Ma perché non mi risponde più al telefono? E vabbè, Giulia è una ragazza particolare, però... Però io ci potrei mettere una buona parola. O faresti? E certo. In cambio voglio un contratto a tempo indeterminato a 1800 euro al mese. Entro le 10 esco le 5 e tutti i diritti dei pezzi sono miei. No? Siamo amici, no? Friends.
Perla, che mi fai arrivare uno di quei contrattini standard per gli stagisti raccomandati? Certamente, dottore. Come hai fatto? Siamo d'accordo, quindi. Allora, senti, io inizierei con un articoletto su un'isola del Pacifico completamente composta di sneakers che Jay-Z non usa più, va bene? Ma che hai? Ma che hai? Super hype, mi piace! Brand new Zoppies, your new favorite!